io nella mia vita ho bisogno di una guida per le cose importanti e per le cose di tutti i giorni, e penso che Don Bosco possa essere un maestro che mi guida. Don Bosco per me maestro, perché comunque con il suo operato mi ha insegnato e mi insegna anche oggi come stare vicino ai ragazzi. Sicuramente amico, perché è abituato a togliere le barriere tra di lui e i suoi ragazzi. Don Bosco amico, perché un amico sa stare vicino agli altri amici, quindi noi come educatori cerchiamo di stare vicino ai ragazzi come amici, amici più grandi e quindi responsabili naturalmente, però amici. Per me è maestro, perché l'ho fatto sono come allievo qua ed è tanti anni che adesso anche insegno, quindi continuo comunque ad imparare durante il suo percorso. Scelgo un maestro perché è la professione che ho sempre voluto fare e lui mi ha dato la possibilità di poter fare ed esaudire questo mio sogno. Per me Don Bosco è sicuramente padre. Padre perché noi viviamo in una struttura che generalmente si chiama casa, e poi perché è affascinante l'esperienza del padre per crescere i figli. Maestro, l'ho scoperto attraverso i suoi successori, che sono i salesiani del Bearzi, e mi ha insegnato come si tratta coi giovani, come si vuol bene ai giovani. Maestro, per la visione, per lo sguardo. Don Bosco amico, perché cerca di salvare sempre tutti. Direi nel mio caso forse maestro, perché mi ha insegnato, oltre che una professione, a un metodo di vita che è fondamentale oggi come oggi. Maestro. Maestro perché ha dato molti spunti di vita che sono stati utili nelle varie fasi della mia vita per crescere e per raggiungere certi obiettivi. Bosco maestro perché è un santo e quindi è una persona che i cristiani prendono come esempio. Quindi quello che lui ha fatto, quello che lui nella sua vita ha realizzato, per noi è una cosa grande ed è una meta da raggiungere. Padre perché vuole bene facendo crescere e perché sa perdonare. Don Bosco è un amico perché è quello che ti sta vicino quando hai bisogno, è quello che ti dà una parola di conforto, è la persona che gioca con te quando sei allegro, è la persona che ti insegna standoti vicino. Maestro perché ha insegnato uno stile di vita sano e giusto ai ragazzi. Don Bosco è un amico per i giovani perché è un punto di riferimento come accoglienza per i giovani. Maestro di vita, maestro di insegnamenti, esempio da seguire nella formazione degli allievi. Padre, perché è un padre che accoglie, che ha pazienza, che supporta, che riparte ogni volta. Per questo mi piace tanto.